Buongiorno a Valeria Lucente, genovese ad Amsterdam. Ciao Valeria. Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo raccontato diverse volte il tuo sogno diventato realtà, e cioè portare la focaccia ad Amsterdam, la prima, unica focacceria, dove insomma si ritrovano anche un po' i liguri che ci sono in Olanda. Ti chiedo però, prima di arrivare a capire un po' anche quelle che sono le differenze, no, tra i due paesi, come sta andando? E cioè la focaccia tira sempre, Valeria. Guarda, sempre come non mai, proprio sta andando molto bene. Sta andando molto bene, sono molto felice. Qual è la focaccia che piace di più agli olandesi? Sempre quella con le cipolle, sempre quella con le cipolle, è la più, è il best seller assoluto. Ma sei riuscita, diciamo, anche a creare qualche focaccia con un po' di commistione dei gusti più olandesi? O Sì, sei certo. rimasta Proviamo fedelissima? anche a arrivare un pochino più sui loro gusti, ma il mio obiettivo è insegnargli la nostra cucina, la nostra tradizione, quindi non troppo, non divago troppo. Senti Valeria, tu sei da diversi anni lì. Quali sono le differenze che trovi più grosse, diciamo, più grandi tra l'Olanda e l'Italia? Proprio nella vita quotidiana anche, no? Cioè nella burocrazia, nel sistema anche di welfare, non so. Diciamo, la differenza più grossa, secondo me, è sicuramente il livello della vita. Qui c'è, diciamo, c'è una qualità della vita molto più alta. Parlando dei minimi salariali, che sono, diciamo, molto più alti rispetto sicuramente a quelli dell'Italia, non siamo nei top, salari del, come si chiama, del Nord Europa. Però sono molto diversi. Diciamo un salario minimo per una persona di 21 anni è già intorno ai 2000 euro. E sì, diciamo che anche i costi sono molto più elevati. Ecco. Si vive meglio, ma comunque mancano tante cose a noi italiani. Che cosa manca? Parlando di cibo, io qui ho portato appunto la focaccia, ma ci sono tantissime altre cose che mancano. A livello proprio di ingredienti, no, non si trova. Io sono fortunata perché ho i miei fornitori, trovo sempre tutti gli ingredienti italiani, ma diciamo che una persona che non lavora in un ristorante o nella ristorazione in generale non può trovare le stesse cose. E sì, quella è una delle cose principali. Ecco, il costo della vita. Diciamo il salario è così, ma anche gli affitti qua si fanno sentire molto salati. Io adesso non so bene in Italia, ormai sono tanti anni che sono qui, quindi non so bene quanto sono i salari o quanto si paga di affitti nelle città più grandi, ma questa Amsterdam al mondo è tipo la terza o la quarta città dove gli affitti sono più alti. Quindi diciamo che costo e salari si pareggiano, Sì, certo, perché diciamo. se rapportato a uno stipendio, come dicevi tu, di un giovane, ci può Sì. sembrare altissimo, è anche vero che poi se il costo della vita è molto alto, in realtà poi è una sorta di equilibrio. Che cosa ti ha conquistato di Amsterdam, Valeria? Partire dalla multiculturalità che c'è qua, sali su un autobus, sali su un tram, puoi sentire parlare 10 lingue diverse in 10 metri, è bellissimo. Questa è una delle cose più belle, secondo me. Mi ha proprio rapito questa cosa. Quindi diciamo che la tua vita è lì, non tornerai? La mia vita è qui, magari la pensione a Genova non sarebbe male, Visto il semmai clima, dici? dovrò. Il clima, esatto, qua fa veramente freddo, ho sentito anche in Italia molto freddo, ma qui si fa molto freddo. Un'altra delle cose che mi ha rapito, la prima volta che sono andata al lavoro in bicicletta, guardando in giro queste case che sembra di essere in un prefabbricato, veramente tutto bellissimo, tutto perfetto, a parte le case storte.
Le case storte. Bellissimo. Sì, qui ad Amsterdam Ah, le già, sì, giusto. facciate delle case sono leggermente storte, specialmente in centro, perché lasciano le facciate originali. Ah. Quindi vanno leggermente a piegarsi. È E quindi insomma bellissimo. sono quelle forse che ho anche un po' dietro, queste facciate che ti hanno conquistato Esatto. andando in bicicletta. Senti, allora Valeria, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita. E diciamo dui dui, Dui dui, todo ah, bo, questo me lo ricordo. dui dui. Dui dui. E posso salutare i miei amici e mia sorella che è il suo compleanno? Ma wow, facciamo gli auguri in diretta, prego, ti lascio la Auguri telecamera. per E posso mostrarvi la mia focaccia? Ma certo! Eccola qua, vi sembra una Eccola! focaccia? La focaccia di Amsterdam. Senti Valeria, facciamo una cosa come ci piace a noi di Primo Canale in diretta. Potresti farci un video per il nostro profilo Instagram? E così possiamo vedere la focaccia genovese di Amsterdam. Comunque poi ci Ok, scriviamo. Potrebbe essere un'idea. Sapete, io fantastico, parlo grazie. sempre in diretta, ormai lo sapete, telespettatori, io sono così, se una cosa mi passa per il cervello la dico, anche se la telecamera è Grazie accesa, è uguale. Dui dui Valeria! mille. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao! Ciao. Ciao.